dopo questo racconto della tua vita militare e tutti i disagi, sei arrivato a Mormanno e mi pare hai cominciato subito ad insegnare, no? Sì, qualche cominciato con le supplenze, sei giorni ad Avena, frazione dei Papasidro, e ci andavo la mattina con un cavallo, col cavallo della fecimoria di mio padre adottivo. Dimmi una cosa, tu che hai vissuto quel periodo, la situazione che delle scuole di Mormanno o dipendente dalla direzione di Mormanno, com'era? Tanto che tu sei stato insegnante in un primo tempo, poi sei stato segretario della direzione, sei andato in pensione dopo tanti anni, dopo 40 anni di servizio, eccetera. Allora, vediamo di fare un raffronto tra quel tuo primo impatto col mondo della scuola e piano piano arrivare a qualche episodio significativo dopo, che se ci sono state novità dal punto di vista, che ti voglio dire, della preparazione dei ragazzi, della sistemazione logistica delle scuole. L'unica cosa che si può dire di veramente rilevante è questo, cioè fino a un certo punto, dopo qualche anno, la scuola era quella che era, insomma, si insegnava con quei metodi, diciamo, tradizionali, con le astine, con le cose, mentre poi durante i primi anni delle cose, attraverso gli studi pedagogici che venivano avanti, insomma, che si imponevano, è vero. E allora ebbe inizio insomma, l'esperimento dell'insegnamento globale, cosa per tutti che scioccò un po' quasi tutti, e nessuno, o meglio pochissimi, si rendevano conto che potesse essere un metodo di insegnamento valido, eccetera, e quindi c'era l'incertezza di applicarlo, di scansarlo, e quindi c'era questo amore per della novità, timore per altri che la novità era, diciamo così, insomma, incerta, e quindi c'era il timore di non riuscire nell'esperimento, e quindi dice, alla fine dell'anno che cosa dirò, che cosa farò, magari i ragazzi resteranno senza il minimo della prova. I guai più grossi sono stati, almeno fino agli anni 75, sono stati quelli che derivavano soprattutto nelle campagne dalla esistenza delle comunità. Certo, perché lì dovevamo fare i salti mortali e conciliare un esercizio, diciamo così, per ragazzini di seconda, mentre quelli erano alla quarta, alla quinta, e in quelle quattro ore riuscire a interessarti a tutti quanti erano proprio dei salti mortali. Erano un grosso problema, perché non c'era la viabilità. Non c'era la struttura, ti ricordi? Io quando insegnai a Boccalupo, è vero, dovevo partire innanzitutto, prima ancora a Papasidro, perché sostituì un nostro collega che fu epurato perché fascista. Chi era? Paolino. Paolino, un uomo mite, una persona a modo, uno studioso. Mario Paolino. E quindi a Papasidro. A Papasidro ci andavo con una bicicletta, con tutte le provviste per mangiare una settimana. Cose che si facevano normalmente. Perché nelle campagne non c'era. E quindi, diciamo così, poi non ne parliamo, perché andare da Mormanno a Papasidro in bicicletta e poi ritornare magari il sabato per andare a salutare o portare una biancheria, una cosa a lavare, non erano cose di tutti i giorni. Poi a Boccalupo non ne parliamo, una stanzetta di manco di 10 metri quadri, e c'erano banc,
cattedra, letto, cucina, bagno, e i maiali al piano di sotto. Ecco, e quindi abbiamo fatto anche questi sacrifici. E la notte, quando grandinava, qualche grande ne arrivava pure sul letto, tra parentesi. Quando pioveva, proprio grandinava, cadevano quegli umori di castagna, di ghianda fradicia, cioè, ecco, gocce beh. D'acqua, sul tetto, che poi sul letto che era un pagliericcio, come ti ricordi? Non è che era. Non è che c'era altra roba. Ah. Quindi, grossi sacrifici. Io però devo dirlo che. Decisi e mi cimentai immediatamente con questo metodo globale, perché dico, o riesce o non riesce, io devo iniziare, e iniziai, e risultò positivo l'esperimento, e quindi per me fu una grandissima soddisfazione. Dimmi una cosa, allora, un episodio significativo mi devi dire che ti ha o commosso o sconvolto, oppure dato un tono, un inizio, una fine della tua vita di maestro a Mormanno, Marco. Insomma, come posso può dire? Essere pure l'episodio che ti voglio dire, dovuto all'ingerenza di qualche superiore, ti ricordo abbiamo avuto tanti di quei direttori. Va bene, qualche cosa succede, no, ma sempre. Più che altro, ti volevo dire, qualcosa che ti ha veramente edificato, o mortificato, se per un episodio di vita significativo. Insomma, quando ancora correvano le qualifiche annuali, quando correvano le qualifiche annuali, e insomma noi, almeno io e qualche altro collega, restavamo sempre sul buono, buono. Sopra il buono c'era il discreto, come qual era? No? Distinto. Distinto e lodevole. E l'ottimo poi c'era. E l'ottimo. Al di sotto c'era il sufficiente, insomma era. E vedevamo, ecco, anche allora c'erano, non è che non c'erano, i pivellini, i primi nominati in qualche scuoletta sussidiata, così chiamata, è vero, sperduti in qualche campagna. E quegli insegnanti pigliavano lodevole. Ottimo. E noi rimanevamo sempre a buono. A distinto, poi abbiamo avuto il distinto dopo anni di carriera, però l'abbiamo dimostrato nella pratica, è vero, che ancora abbiamo testimonianza, dopo tanti anni abbiamo ancora testimonianza di genitori, è vero, di alunni che ricordano quei tempi e li ricordano con piacere, perché allora si. Sì, io ti vedo spesso parlare con persone anziane, sono stati tutti i tuoi ex alunni, è vero Marco? Certo, facevi anche un esperimento, facevi la sesta, mi ricordo. Poi feci pure... Quando ci fu quella rivoluzione, sì. dei programmi che si istituirono le classi sesta, settima, ottava, no. In sostituzione della scuola media, ti ricordo? La scuola, e abbiamo anche lavorato in quel settore lì, e quindi... Ora tu lo rifaresti quel lavoro di segretario, come facevi poi tu? Poi ci fu l'esigenza, diciamo così, di amministrazione nella direzione didattica, perché la scuola cominciò ad essere più complessa nelle pratiche, nelle è vero, pratiche amministrative, e quindi fui chiamato, invitato e accettai. Lo rifaresti, ti dicevo, il lavoro ora di segretario della scuola? Sì, certo, penso di certo. Sì, penso di sì. Uno è stata un'esperienza, diciamo. L'unica cosa che non ho digerito durante questo periodo di segretariato sono stati gli organi collegiali. Per me sono stati ostici e sono ostici, e non ne ho mai intravisto l'utilità, e né ho intravisto i frutti, proprio niente. Marco, senti, questa intervista che
tu mi hai gentilmente rilasciato, rientra in un quadro di ricerca che io sto facendo su esperienze di vita. Va bene. Ora ti faccio l'ultima domanda e ti prego di rispondere con la solita, come hai fatto finora. Se posso. No, con la solita sincerità. Bene, dall'alto dei tuoi 75 anni, come abbiamo cominciato a dire, e dall'alto di tutto ciò che hai visto passare nel mondo, considerando che sei stato soprattutto un educatore qualificato, che hai meritato la stima, l'amicizia e l'amore di tutto il nostro popolo mormannese, cosa ti sentiresti di dire in tutta coscienza ai giovani d'oggi? Una parola dell'esperienza ai giovani d'oggi. Forza, Mario. I giovani oggi dovrebbero responsabilizzarsi, cioè dovrebbero essere innanzitutto i genitori a fare un'opera di responsabilizzazione nei confronti dei loro figli, perché moltissimi valori di vita sono stati smarriti da culture, pseudoculture, come si dice, populiste, per cui responsabilizzare significa accettare qualche sacrificio, cioè i genitori non tutti i giorni, è vero, devono accettare di fornire, come si dice, i loro figli del denaro, della macchina, della moto, del ristorante, perché dovrebbero capire che insomma non è che i soldi, il denaro viene così, perché ce lo dà papà, ce lo dà mamma. Ma tu non pensi che i giovani abbiano pure un grosso desiderio di inserirsi nel mondo? Altro che, anzi, io qua devo puntualizzare e dire che non tutti i giovani, io dico una parte, una gran parte, magari possiamo dire, i giovani che insomma arrancano, è vero, non hanno un orizzonte, ma questo non è dovuto a loro, è dovuto alla politica di 50 anni. Dell'assenza, della latitanza di governi che non hanno governato le famiglie, la società. Facciamo un augurio a questi giovani. Facciamo un augurio ai giovani, specialmente quelli volenterosi, e ce ne sono tanti e si vedono. È vero, sono questi che devono, loro stessi, fra di loro, devono influenzarsi e cercare la via della sobrietà, dell'impegno, eccetera, eccetera. Grazie, Marco.